Nella notte i carabinieri di Palermo hanno seguito 16 fermi di indiziato di delitto nei confronti di altrettanti cittadini italiani responsabili di associazioni di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione ed altro. L'attività, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ci ha consentito di intervenire preventivamente in contrasti forti, anche violenti, dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra e del potente e storico mandamento di San Lorenzo Tommaso Natale, che cercava di riorganizzarsi con contrasti interni a seguito del tentativo scoperto dai carabinieri 2 anni fa di riorganizzare la cupola mafiosa sulla provincia di Palermo. Le indagini ci hanno consentito di dimostrare come i mafiosi tentassero qui, nel quartiere dello Zen, dove siamo adesso, di dare una sorta di welfare mafioso alla gente che aveva bisogno durante la prima fase del lockdown, addirittura con sussidi di tipo alimentare, che sono stati scoperti dai carabinieri. È un welfare che non porta nulla di buono. Anche in questa occasione i carabinieri hanno dimostrato un'attività pervasiva di controllo del territorio che passava tramite le estorsioni, il pizzo, la necessità di ottenere soldi dal territorio. Dobbiamo ringraziare anche questa volta alcuni imprenditori, 5 che si sono opposti al pizzo e che volontariamente si sono rivolti ai carabinieri per denunciarlo. Grazie ancora a questi imprenditori che ci consentono di avere fiducia nella parte sana di questa società. La mafia non può prevalere.